Ciao a tutti, oggi facciamo insieme una ricetta al tonno, come si dice dalle mie parti, espressa, velocissima. Iniziamo subito. Per prima cosa tagliamo finemente una mezza cipolla. Come al solito vi metto gli ingredienti nella info box. Tagliata la cipolla la metto momentaneamente da parte, prendo 2-3 alici sott'olio e le taglio finemente. Adesso ci spostiamo in padella, fiamma media, olio extravergine di oliva, metto le alici sott'olio e lascio a fiamma media. Passato un minutino circa vado ad aggiungere le cipolle. E lascio a fiamma media, taglio a pezzetti piccoli 3-4 pomodorini, tagliati i pomodorini li mettiamo in padella e adesso tagliamo a pezzetti delle olive verdi, tagliate tutte, le passo in padella. Abbasso leggermente la fiamma, do una veloce mescolata e lascio cuocere per qualche minuto. Passati un paio di minuti vado a sfumare con del vino bianco e alzo la fiamma per far evaporare l'alcol velocemente e adesso vado a mettere la pasta. Evaporato il vino, spegniamo e attendiamo che cuocia la pasta. Ne approfittiamo però per tagliarci finemente un po' di prezzemolo fresco. Ho appena scolato la pasta, riaccendo a fiamma media sotto la padella, sono lasciato da parte sempre un mezzo bicchiere d'acqua di cottura, metto la pasta e faccio insaporire per bene mescolando per un minutino circa. Perfetto, posso spegnere e adesso metto il tonno. Ovviamente ho tolto l'olio della scatoletta, così mi piace fare, e ho messo un filo di olio extravergine di oliva mio. Adesso, sempre a fiamma spenta, mescolo per bene e faccio sì che il tonno possa andare un po' dappertutto, quindi possa amalgamarsi bene. Direi che ci siamo. Vado ad impiattare. Guardate che bel piatto. Ci metto un po' di peperoncino piccante e un goccio d'olio extravergine di oliva crudo. Chiaramente, come tutti i giorni, assaggio con voi. Ragazzi, per capire quanto è buono, nonostante sia un piatto velocissimo, dovete soltanto farlo. Provare per credere. Se fate questo piatto, fatemi sapere tramite i commenti come vi è venuto. Se il video vi è piaciuto, lasciate un bel like, condividetelo e soprattutto iscrivetevi al canale. Ciao a tutti e buon appetito!